La luce di colui che è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti, rende chiara come il giorno questa notte memorabile, considerata giustamente il cuore dell'anno liturgico. Nell'ultima veglia pasquale celebrata, Giovanni Paolo II nel 2004 guardava avanti al giorno nuovo senza fine che la resurrezione di Cristo inaugura. La memoria dell'opera di Dio culmina nella resurrezione di Cristo. Intravediamo così in questa notte pasquale l'alba del giorno che non tramonta più, il giorno di Cristo che inaugura la vita nuova, i cieli nuovi e la terra nuova, diceva il Papa. Una missione anche quella che l'invito finale del sacerdote durante la celebrazione eucaristica affida ai fedeli, ite missa est. Ascoltiamo come l'ha messo in musica a metà del secolo scorso Zoltán Kodály nella sua Missa Brevis. Non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. All'alba del primo giorno dopo il sabato, come narra il Vangelo, alcune donne vanno al sepolcro per onorare il corpo di Gesù, che crocifisso il venerdì era stato avvolto in fretta in un lenzuolo deposto nel sepolcro. Lo cercano ma non lo trovano, non è più nel luogo dove è stato sepolto. Di lui rimangono solo i segni della sepoltura, la tomba vuota, le bende e il lenzuolo. Le donne tuttavia restano turbate alla vista di un giovane vestito di una veste bianca che annuncia loro: è risorto, non è qui. Questa sconvolgente notizia destinata a cambiare le sorti della storia continua da allora ad echeggiare di generazione in generazione, annuncio antico e sempre nuovo. È risuonata ancora una volta durante la veglia pasquale, madre di tutte le veglie, si sta diffondendo in queste ore per tutta la terra, rifletteva Giovanni Paolo II, per il quale in questa notte di risurrezione tutto ricomincia dal principio, la creazione riacquista il suo autentico significato nel piano della salvezza. È come un nuovo inizio della storia e del cosmo, perché Cristo è risorto primizia di coloro che sono morti. Lui, l'ultimo Adamo, è diventato spirito datore di vita.